effetto mimosa. Questi sono 2 etti e mezzo di tagliatelle, 2 limoni che andrò a grattugiare e a spremere, 20 g di pinoli, una manciata di prezzemolo tritato, 20 ml di olio extravergine e 100 g, anziché panna, userò dello yogurt greco magro. Adesso procedo. Faccio scaldare l'olio con il prezzemolo e soltanto un limone solo e grattugiato. E intanto metto anche sulla pentola per l'acqua. Qui l'olio con la buccia di limone grattugiata si è scaldato. Intanto faccio tostare i pinoli e poi qua c'è la pentola dell'acqua che appena bolle caleremo le tagliatelle. Le tagliatelle le ho scolate un po' prima. Vedete, infatti sta suonando adesso perché così almeno terminano la cottura insieme nella mia pentola wok. Adesso ho aggiunto lo yogurt greco che funge da panna e poi aggiungerò un pochettino di succo di limone, non troppo altrimenti viene troppo aspro, e poi vado ad impiattare. Ecco qua le tagliatelle pronte, effetto mimosa, vedete con tutto grattugiato sopra e i pinoli, ho messo qualche fogliolina di prezzemolo per dare l'effetto mimosa. Le